Stefano Candiani, lei ha detto che questo disegno di legge Delrio è un gran pasticcio, perché? Perché avendo amministrato e avendo fatto esperienza di sindaco prima, posso dire che questo provvedimento non darà facilità ai nostri comuni, ma creerà ai cittadini un ulteriore scollamento rispetto alle istituzioni. Viene venduto come un provvedimento che andrà ad alleggerire la macchina amministrativa togliendo le province. Nella realtà dei fatti le province rimarranno, i cittadini non potranno più scegliere chi le governerà, ma saranno i sindaci ad eleggere tra di loro il presidente del consiglio della provincia. In più vengono aggiunte le città metropolitane, con un'anomalia tipicamente italiana. Pensiamo al caso francese, dove la città metropolitana è il comune di Parigi e l'Interland della città, piuttosto che la città di Lione. Ecco, in Italia invece le province saranno sostanzialmente sostituite per le grandi città dalle città metropolitane. Quindi una provincia come quella di Torino sarà trasformata in città metropolitana e la città metropolitana di Torino avrà la dimensione del vecchio consiglio provinciale, territorio provinciale, quindi con una grande confusione. Ma per di più, come dicevo, mentre in Francia sono due, in Italia saranno tra il numero tra il 15 e le 20. Già questo dice che non è un sistema serio. Si produrranno al contrario sovrapposizioni di poteri tra regioni, le vecchie province e i comuni, con confusione istituzionale, con un unico risultato, quello di generare ulteriori spese, perché mentre il governo punta il dito sugli amministratori che saranno a carica onorifica, non dice nulla sul fatto che invece ci saranno spese e rimborsi, rimborsi spese e strutture dirigenti a servizio di queste nuove istituzioni, di questi nuovi enti, con un inevitabile aumento di spesa. Ma qual è allora la finalità? Semplicemente quella di generare dei nuovi posti nei quali il PD potrà inserirsi, andando a creare delle strutture di gestione del potere lontane dai cittadini, non più sottoposte al vincolo elettorale, ma che si eleggeranno tra di loro. Quindi i sindaci eleggeranno il sindaco della città metropolitana, che non sarà il sindaco della città capoluogo, quindi sarà un'altra figura, e con un nuovo proliferarsi di poltrone, veramente tutto quanto di più lontano c'è dalla necessità del paese.